Bentornati da Il Mondo del Collezionista. Oggi presento un nuovo prodotto della Sbabam. Parliamo di Creaturex Predatori Alati. Una bustina costa 3,99 euro. Qua abbiamo i mini book. Costa 3,99 euro e comprende il predatore e la sua scheda. Qua vediamo tutti i personaggi. Sono in totale 12. Grifone, pipistrello nero egiziano, aquila reale, pipistrello della frutta e falco pellegrino che cambia colore al sole, gufo delle nevi che brilla al buio. Dall'altra parte, gufo reale. Aspettate, non l'abbiamo già trovato? Ah no, aquila reale. Pipistrello vampiro che brilla al buio, falco pescatore, pipistrello volpe volante malese e aquila americana che cambia colore in acqua calda e corvo che cambia colore in acqua calda. Trova i top animals, cambia colore e brilla al buio. Andiamo a leggere un magazine. Al cospetto dell'aquila reale, i segreti del gufo delle nevi, il pipistrello egiziano, detto anche pipistrello della frutta, alla scoperta del corvo, poi sono dei giochi, il labirinto, le differenze e le soluzioni. Questo era il magazine di questo prodotto e qui c'è la bustina con tutti i personaggi nel retro. E direi, dato che l'abbiamo nelle mani, di iniziare ad aprire da questa, la prima bustina. Ecco qua il mini book, questa è la sua scheda, vabbè si legge da ogni parte, quindi vediamo subito che il primo predatore che abbiamo trovato è il corvo e per fortuna è subito uno speciale perché, come leggiamo, cambia colore in acqua calda. Eccolo qui, il corvo enorme. Le ali si possono allungare tantissimo. Veramente bello. Ecco, corvo. Il corvo ha un piumaggio nero lucente e un forte becco appuntito. Il suo volo può essere acrobatico, anche se occorre precisare che di norma si nutre al suolo, soprattutto di piccoli animali e carogne. È un uccello molto intelligente, con abitudini diurne e di indole gregaria. Il suo tipico richiamo, simile a un cracra, è potente e rauco. Allora, attacco 6, difesa 6, ma è molto intelligente, infatti 10. Curiosità, è diffuso in tutti i continenti e abita diversi tipi di habitat. Questa è l'immagine del corvo. Ecco qui. Questo è il primo animale che si mette pure in posa. Guarda qua che bellino. Poi, naturalmente, quando è finito il video, andate giù nei commenti e scrivete qual è il vostro preferito. Alla fine del video vi dirò anche il mio. Scegliamone
scelgo quello che mi sembra. Questo qua mi può interessare. Andiamo prima a prendere la sua scheda. Abbiamo trovato il falco pescatore. Me lo aspettavo più grosso del corvo. Invece sono molto molto simili. Cambia il colore. Sono, non direi uguali, però quasi. Cambia il colore. Uno è marrone e uno, diciamo, è più tendente sul blu. A prendere la descrizione in italiano. Falco pescatore. Il falco pescatore vive presso laghi, fiumi e ovunque vi sia acqua poco profonda e cibo abbondante. Oltre a volare in modo eccellente, è un abile predatore di pesci, soprattutto grazie agli artigli che gli permettono di ghermire in modo saldo anche le prede più scivolose. Riesce a vedere un salmone in acqua a 30 metri di altezza. Tantissimo. Attacco 9, difesa 7, intelligenza 8. Curiosità, presenta un becco uncinato. Ecco qua, a forma di uncino. Quindi possiamo notare che nel corvo era più lungo e dritto. Andiamo a vedere l'immagine. Bellissimo, mentre agguanta la sua preda. Vediamo se pure questo si mette in posa. Beh, diciamo di sì. Andiamo con la terza bustina. Questo sembra che non c'è niente dentro. Questo qua vediamo. Vedendo così non mi viene in mente niente. Andiamo a vedere se riusciamo a riconoscerlo. Il primo che ho visto mi sembra proprio lui, il gufo delle nevi. Prendiamo la sua scheda. È lui? Proprio sì, è lui, il gufo delle nevi. E è il terzo che troviamo. Ed è il terzo diverso che troviamo, perché uno era normale, l'altro cambio colore in acqua calda. E questo brilla al buio. Magari il prossimo. Ecco qua l'immagine. Bellissima. Allora, andiamo a leggere la descrizione. Gufo delle nevi. Noto anche come civetta delle nevi. È uno splendido e silenzioso rapace che vive negli ambienti più freddi. È molto delicato e soffre il caldo. Il piumaggio bianco maculato di nero nelle femmine gli permette di nascondersi con facilità nelle distese nevose. È l'uccello ufficiale del Quebec, una delle province del Canada. Attacco, difesa intelligente, tutto 8. Curiosità, emette un particolare fischio, piuttosto potente. Ecco qua. Il gufo
che in qualche modo con la coda si mette in posa. Avremo il quarto. E abbiamo trovato l'aquila reale. E prima che lo prendo mi aspetto che sia veramente grosso. Come aspetto è più grande degli altri. Però devo dire che mi ha soddisfatto in grandezza, dai. Più grande è un po' la busta. Andiamo a vedere l'immagine. Andiamo a leggere la descrizione. L'aquila reale è il più importante fra i predatori alati, presente in quasi tutti i continenti, ritenuta la regina dei cieli. È in grado di vivere fino a 3600 metri di altitudine. Piccoli mammiferi, rettili e altri uccelli sono le sue prede preferite. Solitamente caccia in coppia. Attacco 10, difesa e intelligenza 9. Curiosità, i pulcini ricevono il cibo da entrambi i genitori. Questo era il quarto predatore. E vi do poco tempo per pensare qual è il vostro preferito. Guardateli tutti. E poi scrivetelo nei commenti. Intanto, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividete il video con amici e parenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E dal mondo del collezionista è tutto. A presto e ciao! Il mio preferito è il gufo delle nevi.